Fari puntati sul centrocampo del Pescara in queste ultime giornate di calciomercato. Roberto Breda avrà a disposizione Nicola Rigoni, trentenne originario di Schio nel Vicentino, cresciuto nelle giovanili del Vicenza, dove ha anche giocato in prima squadra, allenato all'epoca proprio da Breda. Rigoni ha anche un trascorso in Serie A, 4 stagioni, 79 presenze e 4 gol con il Chievo, più altre 4 apparizioni, appena ventenne, con la maglia del Palermo. Nella sua carriera ha anche indossato le divise di Regina e Cittadella. La scorsa stagione, l'approdo nell'ambizioso Monza in Serie C, un infortunio muscolare dopo la prima partita, il ritorno dopo un mese e mezzo per mettere insieme 14 presenze e 2 gol prima dello stop al campionato per la pandemia. In questa stagione è finito ai margini nelle gerarchie del tecnico Brocchi, una presenza da 5 minuti in campionato e una da titolare in Coppa Italia. Regista o mezzala di buona struttura fisica e con un buon tiro sarà un rinforzo per la mediana. Il fratello Luca, 36enne, milita nel Vicenza. Altro giocatore finito nel mirino del Pescara è il gigante Andrea Tabanelli, mezzala in forza al Frosinone, che è andato in gol proprio sabato scorso contro la Regina dopo essere subentrato. Il Pescara si è informato, ma la sua partenza non è così certa. Il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti sono anche al lavoro per sfoltire. Sembrava scontata la partenza di Massimiliano Busellato e invece il mercato fa registrare richieste su altri due profili, Luca Crecco e Fabio Maestro. Crecco, di proprietà del Pescara, è appetito dal Cosenza. Il giocatore, scuola Lazio, già finito ai margini nell'era Oddo, sembra di nuovo fuori dai piani anche nella gestione Breda e potrebbe decidere di cambiare aria. Su Fabio Maestro, che è di proprietà della Lazio, si è fatto avanti il Venezia, che ha intenzione di riportare a casa la mezzala di Porto Tolle. Valutazioni sono in corso in casa Pescara, che non vorrebbe privarsi di Maestro, ma il rendimento da tempo in flessione e gli arrivi di Macin e Rigoni possono chiudere spazi all'ex salernitana. Valutazioni in corso anche per Valdifiori, un girone d'andata deludente e non si escludono sorprese da qui alla fine del mercato. In difesa, momento di impasse dopo il mancato arrivo di Pirola, che ferma anche l'uscita di uno tra Scognamiglio e Jarosinski. Situazione in stand-by anche per Alessio Riccardi e Cristian Capone. Se Roma e Atalanta non avranno offerte da altri club, i due giocatori, ai margini della rosa, resteranno sul groppone del Delfino.